Lui lavorava alla Fiat, qui in Corso Ferrucci, insomma, dove c'è un atrio, no? Dove entravano le persone. Sono passati i tedeschi per un rastrellamento e mio papà, a combinazione, si trovava nell'atrio e l'hanno preso e non è mai più tornato a casa, per cui io non lo conosco. Cioè, mia mamma è una vedova di guerra. Poi l'allora Valletta. Beh, siccome c'erano sette uomini che hanno preso, no? Lì nell'atrio, in quel momento, combinazione, e a un certo punto Valletta, c'erano sette vedove di guerra praticamente, perché poi dopo un po' di tempo sono state dichiarate vedove di guerra, perché non c'era nessuna possibilità che tornassero, perché erano dei campi di concentramento di Auschwitz, cioè quelle persone lì. Per cui niente. A un certo punto li ha poi assunte, perché nessuno allora come donna lavorava, no? Per cui non avevano, cioè il marito non c'era e non c'era possibilità di andare avanti. E infatti noi siamo state mantenute da mia nonna un po' così, perché poi Valletta l'ha assunta e quindi da quel momento ha avuto uno stipendio.